Pezzo, io li ho indicati, volevo anche leggere, ma vedendo come il tempo scorre con tanti elementi da dover evidenziare, allora ve li lascio anche nella dispensa. Il livello del ripudio, ecco, siamo nella biografia del Celano e quindi vi dico subito, 3170 fonti sì, 3170 fonti francescane al numero 8 di questa biografia. Abbandonati dunque casa, città, parenti, si affrettò verso Santa Maria della Porziuncola, dove i frati che vegliavano in preghiera presso il piccolo altare di Dio accolse la Vergine Chiara con torce accese. Lì subito, rinnegate le sozzure di Babilonia, consegnò al mondo il libello del ripudio. Cioè, voi sentite un linguaggio biblico da parte di Tommaso da Celano, non è che venisse da chissà quali, non so, orge, cose di questo tipo. Ecco, le sozzure di Babilonia, viveva poi tranquilla a casa, abbiamo sentito delle testimonianze di un'altra freschetta. Ecco, questo è il libello del ripudio. Qui c'è anche la citazione poi presa da Deuteronomio 24:1, cioè sappiamo che è un linguaggio biblico, il bello del ripudio, il ripudio di una moglie nella Bibbia, nella scrittura, nelle leggi di Mosè siamo, è una frase delle leggi di Mosè, ecco, consegnare alla moglie dalla quale si divorziava il livello del ripudio. Sappiamo bene che era solo l'uomo che poteva divorziare, rinviare, diciamo, la moglie per qualunque motivo, che Gesù Cristo poi invece sfiderà anche, diciamo, la morale del tempo a sottolineare, dice, né è lecito all'uomo ripudiare la propria donna, né è lecito alla donna ripudiare il proprio marito. Cioè, come? Cioè, non c'è mica scritto in Mosè, per dire, ecco, Gesù riprenderà per indicare una nuova, ritornare in principio. Ecco, consegnare il libello del ripudio è un linguaggio certamente della legge mosaica, quindi sotto la legge, come se la legge fosse il mondo. È interessante comunque che il Celano si preoccupa di questa costruzione biblica nella sua, così come anche nelle testimonianze, questi riferimenti a dover, ecco, la voce che esce, pregante a Santa Croce, pregante una croce, questi ricordi per degli agganci, per far capire che nella vita di un santo c'è la storia della salvezza che si rinnova ed è sempre unica e nuova in ciascuna persona. Ecco, nei secoli, di generazione in generazione, come canta la Madonna, è magnifica la storia della salvezza, è in tutti gli eventi dentro la vita di ciascuno di noi. Quando si tratta di biografie di santi, ce lo ricordiamo perché vediamo questa attenzione biblica particolare. Ecco, Chiara non vuole sposare il mondo, non dà se stessa al mondo. Però, appunto, non erano le donne a dare il ripudio, erano solo gli uomini a leggere Mosè. E qui si applica il Vangelo di una donna che rifiuta le proposte di matrimonio, ma rifiuta di sposare il mondo con i suoi cliché, con le sue istituzioni, anche delle istituzioni persino religiose esistenti, tutto sommato. E invece c'era anche un'altra domanda interessante, e qui attingerò direttamente dalla voce di Santa Chiara in una delle sue lettere, nella seconda lettera ad Agnese di Praga, la terza lettera ad Agnese di Praga. Dunque, il problema anoressia che riguarda le sante, questo è il problema dell'anoressia, so che ci sono libri, certo che Santa Chiara è stata presa di mira come Caterina da Siena, perché Caterina da Siena, da quando aveva 20 anni, si cibava solo di Eucaristia, muore a 33 anni. Allora, ma abbiamo una letteratura di mistiche fino al XX secolo, ma siamo nell'ambito mistico. Non è che anche Padre Pio poi si nutrisse moltissimo. Ecco, sono tante le mistiche notate, ma assolutamente siamo lontani da queste patologie, sia per il campo mistico e qui entra il soprannaturale e poi gli scritti di queste donne, soprattutto quello che hanno dettato altro, sempre ricco di un equilibrio umano che non fa parte della patologia anoressica. Per Chiara d'Assisi possiamo attingere dalla sua voce.
ha trattato di tutto e di più in questa lettera del 1236 sul tema della povertà, del tener duro, ad Agnese di Praga, e dice: passando ora, sta finendo la lettera, al quesito che mi hai sottoposto, credo di poterti rispondere così. Tu mi domandi quale feste il gloriosissimo Padre nostro San Francesco ci raccomandò di celebrare con particolare solennità, pensando, se ho ben capito, che si possa in esse usare una certa maggior larghezza nella varietà dei cibi. Non dice assumere cibi in più, vuol dire che ne avevano maggior larghezza che negli altri giorni. Certo, non è che mangiassero poi moltissimo, però nella tua prudenza, scrive ad Agnese, certamente saprai che, salvo le deboli, che è di costituzione, e le inferme, le malate, verso le quali ci insegnò e ci comandò di usare ogni discrezione con qualsiasi genere di cibi, quindi anche la carne, che peraltro nel monachesimo era bandita, era tuttora nel monachesimo orientale, però se una donna ha bisogno di nutrimento, anche lì non è. Poi ci sta il venerdì, ma non è un digiuno assoluto, ci stanno le quaresime. Nessuna di noi che sia sana, e Chiara dice noi, quindi si sente, che sia sana e robusta, dovrebbe prendere se non cibi quaresimali, tanto nei giorni feriali che nei festivi, digiunando ogni giorno ad eccezione delle domeniche e del Natale del Signore, nei quali giorni possiamo prendere cibo due volte, ed anche nei giovedì, nei periodi non di digiuno, ciascuna però può fare come le piace, cioè chi non volesse digiunare non vi è tenuta. Non mi sembra affatto che siano le parole di una anoressica. Addirittura autonomia, sapienza, regola. Non ci sta nessuna legge, come invece in altre regole monastiche. Ecco, di che cosa potessero nutrirsi? Certo ci stava l'orto, verdure. Poi non so se potessero avere delle galline, delle uova, il latte. Dunque, il digiuno monastico sarebbe poi questo, nulla di carne, mai. È ancora la regola orientale, ma anche i trappisti, i cistercensi, eccetto chi ne ha bisogno per salute. E io stesso ho visto con i miei occhi i monasteri russi, donne, mangiare la carne, perché ce n'era bisogno per delle giovani. Cosa vuol dire le quaresime? Cioè, 40 giorni di quaresima classica come nostra, ma ci sta l'avvento, che comincia prima, sono 40 giorni per base a Natale, le prefeste, non so, la settimana dall'1 al 7 settembre, l'8 settembre una grande festa, i 15 giorni di preparazione all'assunta. San Francesco faceva molte quaresime, aveva anche quella dei Santi Michele Arcangelo, faceva la festa assunta, poi ricominciava la preparazione per l'esaltazione di Santa Croce, per la festa di San Michele Arcangelo, quindi una tensione più orante, forse meno impegnata anche nell'itineranza. Questo poteva significare eliminare qualche cosa. Di solito nella dieta orientale monastica si eliminano i latticini, e le uova, prodotti, ecco, proteine dovute ad animali, e resta però miele, oppure marmellate, frutta, verdura, è la necessità chiara, comunque non mette limite. Certo, se uno è sano si deve regolare, ma sembra che abbiano anche una varietà. Ecco, questo direi che mi sembra possa essere sufficiente alla domanda sul problema cibi. E poi qui possiamo prenderlo giustamente anche dalle fonti, perché il documento del privilegio di povertà noi abbiamo nelle fonti francescane quelle del 1228, ma sostanzialmente è un documento che ricalca quello del 16, del 1216, se lo trovo subito. Gioisca la madre chiesa, questa è la bolla di canonizzazione. Ecco, il privilegio della povertà.
è una paginetta, 3279, comunque è alla fine delle fonti francescane che riguardano Chiara di Assisi. Io vi ho lasciato nella dispensa anche le indicazioni comunque. Gregorio, vescovo servo dei servi di Dio, alle elette figlie in Cristo, Chiara e le altre sorelle di Cristo, viventi in comune presso la chiesa di San Damiano, nella diocesi di Assisi, salute apostolica benedizione. È noto che, volendo voi dedicarvi unicamente al Signore, avete rinunciato alla brama dei beni terreni, livello di ripudio. Perciò, venduto tutto e distribuitolo ai poveri, torniamo appunto al discorso anche della dote, che anche le altre donne, ma quasi tutte ragazze nobili, vi proponete di non avere possessioni di sorta, seguendo in tutto le orme di colui che per noi si è fatto povero, e via, e verità, e vita. È interessante questo riferimento alla kenosi del Cristo, fondo all'inno ai Filippesi di San Paolo, titolo 2, versetto 6-8, ecco. Né in questo proposito vi spaventa la privazione di tante cose, perché dovrebbe spaventare? Se in fondo le ragazze povere vivevano già anche prima in indigenza. Qui si tratta appunto di un gruppo di ragazze aristocratiche e non si sono spaventate ad affrontare, insomma, una vita di privazioni. E ora una citazione che anche nelle lettere ad Agnese, che Santa Chiara scrive a Sant'Agnese, ed è presa poi dal Cantico dei Cantici. Perché la sinistra dello sposo celeste è sotto il vostro capo per sorreggere la debolezza del vostro corpo, che con carità bene ordinata avete assoggettato alla legge dello spirito. San Francesco ha una cosa interessante che mi ha sempre colpito nell'Audi alle virtù, che è appunto l'obbedienza, anche il corpo obbedisce allo spirito, ma è il ristabilimento dell'armonia dell'uomo nuovo in Cristo. In effetti qui troviamo il percorso della redenzione in queste figure. Per la donna c'è un discorso in più, che potrebbe essere al negativo, ve lo dico studiando la letteratura femminile, e cioè che tutti hanno in mente la debolezza femminile, la fragilità femminile, cioè come se la donna fosse inferiore all'uomo. Anche nel primo millennio, nel deserto, poi scoprono le donne, già cadaveri delle eremite, poi anche delle donne sono riuscite a vivere però la nostra vita, queste difficoltà, come se anche la donna non potesse avere una forza, tra l'altro anche fisicamente, non dimentichiamo che la donna vive il ciclo della vita e vive il parto, quindi ha un fisico che apparentemente esprime una debolezza, ma è apparentemente perché poi può avere una resistenza a delle difficoltà anche maggiore un uomo, certo con l'equilibrio. Comunque si nota sempre questa preoccupazione, che è un genere culturale anche. Infine, colui che nutre gli uccelli del cielo e veste i gigli del campo, non vi farà mancare né il vitto né il vestito, finché nella vita eterna passerà davanti a voi e vi somministrerà se stesso, quando cioè la sua destra vi abbraccerà con gioia più grande nella pienezza della sua visione. Secondo la vostra supplica, quindi, dice qui Paolo, confermiamo col beneplacito apostolico il vostro proposito di altissima povertà, concedendovi con l'autorità della presente lettera che nessuno vi possa costringere a ricevere possessioni. Anche dei familiari, riguardava Agnese in particolare a Praga, perché avevo un fratello e tra l'altro c'era un ospedale con assistenza ai poveri, per un certo periodo se ne sono occupati e sarebbe toccato a lei, insomma voleva essere libera totalmente. Pertanto a nessuno assolutamente sia lecito invalidare questa scrittura della nostra concessione ed opporvisi temerariamente. Se qualcuno poi presumesse di attentarlo, sappia che incorrerà nell'ira di Dio onnipotente e dei beati apostoli Pietro e Paolo. Dato a Perugia il 17 settembre, l'anno secondo del nostro pontificato. Siamo nel 1228, ma ricalca quello di
Innocenzo III nel 1216, proprio lo stesso stile. Quindi ci è utile perché procediamo appunto in questo tratto biografico pasquale, dove sono elementi che ricorrono quanto quelli che vi ho letto. Dunque, questi primi 18 anni, appunto, ci si preoccupa soprattutto nel processo di beatificazione di mettere in luce invece la freschezza di una vita cortese nello spirito più che nell'aristocrazia. E c'è un'altra cosa interessante, la testimonianza della sorella più piccola, Beatrice. Sapete che la secondogenita degli Offreducci, Caterina, prenderà il nome Agnese proprio come agnello, cioè che ha sofferto proprio per la lotta coi familiari. Chiara avrà subito la tonsura da Francesco, 15 giorni dopo la raggiungerà presso le Benedettine anche la sorella secondogenita, però Caterina non ha la tonsura e quando lo zio Monaldo con i cavalieri la va a prendere, anche Chiara non la può difendere, viene trascinata via. Lotterà con tutta se stessa, sta per ricevere dallo zio un pugno ferrato perché fa resistenza con tutto se stesso, tutto il suo corpo, all'improvviso c'è questa paralisi del braccio dello zio, il corpo di questa ragazza diventa anche un macigno e quindi Chiara intanto sta pregando, fatto è che la lasciano, lei può rientrare al monastero con la sorella e avrà il nome Agnese. Beatrice è la più piccola che pure seguirà le altre e al processo di canonizzazione ricorda questa vita angelica e la buona fama, processo 12. Bona di Guelfuccio, che era amica dall'infanzia, evidenzia invece la vita ritirata e riservata di Chiara, così come la nipote suora amata. E tutti si preoccupano di dir cosa? L'importanza della pubblica fama. Rainiero di Bernardo e Pietro di Damiano poi parlano, come vi ho già detto, di questo netto rifiuto del matrimonio. E siamo al punto della fuga e della consacrazione. Qui diventa interessante la doppia versione, quella della sorella e quella invece delle amiche. Perché è chiaro che la sorella ha acquisito gli elementi di famiglia, quindi rivive quei giorni, quei momenti con la drammaticità di quanto è accaduto in casa, di quello che si diceva, una ragazza che scappa di casa. Siamo nella notte tra la Domenica delle Palme e il Lunedì Santo del 1211 o forse 12. Chiara aveva, come vi ho detto, iniziato già a incontrare più volte Francesco. E qui il problema. Secondo la sorella Beatrice era stato San Francesco ad averla esortata a servire Dio, cioè aver preso l'iniziativa. Se volete, oggi uno direbbe ad averla plagiata, e probabilmente così dicevano in casa. Non erano visti bene all'inizio i penitenti di San Damiano, il gruppo di Francesca. Ci fu ostilità. Immaginatevi quando anche le donne iniziano a scappare di casa per abbinarsi a questa esperienza. Risulta, ecco, invece un'altra cosa dall'amica Bona, che era amica stretta di Chiara, andava anche con lei ai colloqui e lei dice bene che fu Chiara a prendere l'iniziativa, cioè lei l'accompagnava ai colloqui nascosti, è la testimonianza 17, al processo 17. Risulta quindi che cosa in definitiva? Una ricerca religiosa. Chiara a 18 anni non voleva il matrimonio, ma perché non si era anche decisa per un monastero? Sarebbe stata una badessa. Non le sembra vero di incontrare l'aspirazione evangelica di Francesco. La famiglia aveva ovviamente incolpato lui di un gesto che era diventato clamoroso e che questo, possiamo già tranquillamente dire, è scandalo nella città. Quanto era stato di scandalo quello della spogliazione di Francesco in piazza. E siamo alla scelta della vilitas in modo irreversibile, dalla nobilitas, dalla onestà, no, della nascita, cioè a una povertà di situazione, di condizione irreversibile. Vende la dote a terzi, poteva anche lasciarla a casa, lasciarla alle sorelle. No, vuole dare il ricavato ai poveri
e non ci sia in questo. E questo è sicuro perché nella fretta ha dato via quello della sorella Beatrice, che è testimone di questa cosa. Qui, se volete, possiamo anche nelle fonti leggere. Io i testi ve li ho messi tutti, ho messo le indicazioni, non tutto ho la possibilità di leggervi, ma per vedere anche la freschezza del processo di canonizzazione, eccolo qui. Prendiamo la testimonianza, processo 13, decima testimonianza. Ecco, della conversazione di Santa Chiara, questo è anche... c'è una legge, no, questo è solo cristiano, allora ho preso un altro capitolo, scusatemi, ho messo un 13 ma non ho messo il numero delle fonti, non ho messo le cose a venire, ma ho sottolineato tutto e così adesso i segni li ho persi tutti. sì, perché succede così, il miracolo dell'olio con la testimonianza. Dunque, ho scritto processo 13-11, quindi dovrebbe essere la tredicesima al versetto 11. Andiamo a vedere senza i segni. Decima quarta, la terza testimonianza, numero 11. Ecco qua. Anche nel venne trovato, fonti francescane 3104, anche nel vendere della sua eredità, disse essa testimonia, che i parenti di Madonna Chiara le vollero dare più prezzo che nessuno degli altri, quindi erano venuti a conoscenza di qualche manovra, e che essa non volle vendere a loro, ma vendette ad altri, ad ciò che i poveri non fussero defraudati, perché se vendono, se no, ai familiari che si mettessero di più, forse pensavano vuole fare qualcosa, non avevano capito, gli avrebbero impedito, forse vuole dei soldi, no. E tutto quello che ricevette della vendita, anche se era inferiore a quello che offrivano i familiari, dessa eredità lo distribuì agli poveri. Addomandata come questo sapesse, rispose: perché lo vidi e tu di. Ecco, per dare tanto di... questa era una delle amiche, dare uno di questi esempi di testimonianza. E c'è anche la dodicesima, che coincide al 3 al 4, Beatrice, la sorella, e poi Santo Francesco Latondì, sull'eredità, andiamo al numero 2, disse che avendo Santo Francesco udito la fama della sua santità, appunto è la sorella che parla, più volte andò a lei predicandole, intanto che essa, Vergine Chiara, consentì alla sua predicazione e rinunziò al mondo e a tutte le cose terrene, e andò a servire a Dio quanto più presto potesse. Qui vedete che risulta che è Francesco che va a trovare Chiara, cosa improponibile, mentre l'amica dice no, l'accompagnavo io, andavamo noi di nascosto. Però, dice Beatrice, che vendette tutta la sua eredità, e parte dell'eredità di essa testimonia, cioè anche la mia, e l'ha data ai poveri. E poi Santo Francesco le ha dato la tonsura davanti all'altare della chiesa della Vergine Maria. E c'è anche questo italiano un po' arcaico, no? Trecentesco. Per leggervi queste testimonianze nella loro freschezza, come sono state date e come talvolta ci sia la sfumatura che va studiata e si può risalire alla verità storica. Dunque, cosa significa questo gesto di vendere l'eredità e non ai parenti, che avrebbero anche offerto tanto, ma a terze persone e poi distribuire in giro? Praticamente Chiara ha fatto lo stesso gesto che ha fatto Francesco d'Assisi in piazza. Certo, non era opportuno che una donna si spogliasse nuda in piazza, ma è nei canoni dell'epoca la stessa cosa. Una donna nobile che si privasse dell'intera dote, probabilmente anche qualche gioiello, bei vestiti, lenzuola, ricamati, ricami, di tutto e di più, oggetti di famiglia, perché noi pensiamo sempre al denaro, ma all'epoca voleva dire non essere più nulla per sempre. Prima l'avessero anche riportata a casa, non la potevano più maritare a nessuno. Due, non potevano costringerla a entrare neanche in un monastero,
a diventare abbadessa. Poteva solo fare la suora conversa, cioè di servizi più bassi. Come Francesco si è spogliato nudo in piazza, lei ha fatto un gesto di uguale scandalo, di uguale valore. Questo non viene mai detto, mai sottolineato, perché mi ci sto tanto soffermando. Una ragazza che ha avuto una fermezza non da poco. La sua scelta quindi fu anche poi una scelta di povertà. In più siamo di fronte a una fuga che, se vogliamo, è liturgica. Io ho detto, c'è una dimensione pasquale. D'accordo, la madre prega davanti a una croce, poi nasce questa luce che ci fa venire in mente la luce di Pasqua. Ma tutta l'organizzazione della conversione di Chiara è nella Settimana Santa. Siamo alla Domenica delle Palme, quando il Vescovo in chiesa le dà la palma. È veramente il segno. È ovvio che, trattandosi di ragazza aristocratica, Francesco si sarà anche consigliato col Vescovo. E lui ha dato il segnale a Chiara. Quella notte, tra la Domenica delle Palme e del 1212, se non il 1211, e il Lunedì Santo, Chiara scappa da sola. Quindi è la Domenica delle Palme, è la domenica in cui c'è il trionfo di Gesù, l'ingresso solenne a Gerusalemme. Chiara in chiesa la mattina era vestita praticamente di velluti, stava tra i nomi. Poi cambia vestito, sicuramente di notte si è messa un abito di quelli quotidiani, il cilicio direbbe Tommaso Acevalo. Tra le altre cose, esce per la porta dei morti, forse da dove uscivano per i funerali, ecco, in quella casa, non da una porta dove fosse vista, spostando, dice la biografia, anche un trave pesantissimo per le forze, qui sì, fisiche, di una ragazza. Può essere anche il messaggio simbolico, sicuramente avrà anche dovuto aprire un catenaccio, qualcosa di duro, di pesante, ma l'enfasi indica ha superato degli ostacoli molto grandi, è una donna, è un'aristocratica. Dunque passa alla spogliazione anche Gesù, passerà la Domenica delle Palme, c'è l'ingresso trionfale a Gerusalemme, ma poi abbiamo la lettura della Passione del Signore e Chiara si spoglia delle sue vesti, si spoglia della sua novità, cioè inizia questa kenosi. San Francesco ha organizzato anche questa liturgia a San Damiano, dove l'aspettavano con le torce, ci sarà anche questa tonsura. Il Lunedì Santo, la liturgia della Chiesa ci presenta l'unzione di Betania, questa donna che piange ai piedi di Gesù, asciuga coi capelli i piedi di Gesù, c'è l'elemento dei capelli. E poi abbiamo quest'olio profumato, no? Che rompe il vasetto e si riempie la casa. Questo è un elemento che è ripreso nella bolla di canonizzazione dal Papa, che Chiara spezzò il proprio corpo come il vasetto di alabastro e riempì la Chiesa delle sue virtù, come il profumo che riempì, e noi diremmo l'odore di santità, il profumo di santità. Cioè ci muoviamo su un binario di simbologie, sono storiche, sono reali, come fatti, come letture, come cose che sono avvenute, come vita di Chiara. E poi c'è stata una rilettura fatta dai suoi contemporanei, ecco perché ho scelto questa chiave pasquale, perché non è solo una chiave sponsale, nuziale, come di solito si fa per le sante innamorate di Cristo, ecco, e di Cristo povero, anche questo poi sarà interessante. Chiara non è innamorata della povertà di Cristo come San Francesco, è innamorata di Cristo povero, e da qui ci fa una sua fedeltà e di medesimazione come qualunque innamorata. Ma l'immedesimazione al Cristo povero, al Cristo crocifisso, e c'è bene anche delle lettere ad Agnese di Praga, comporta una vita di tipo Settimana Santa, pasquale. Ma non ci si ferma al Venerdì Santo, dei digiuni, ci sta anche la risurrezione. E Chiara è una donna aperta alla vita. E questo si legge anche nella regola. Torneremo su qualche punto anche di questo. Allora, passiamo da questi abiti, ecco, un simbolo, il Lunedì Santo, questa liturgia,
Nel testo del Vangelo vi ho detto i piedi del Signore asciugati con i capelli, e qui siamo davanti a Chiara che si consacra in un contesto liturgico e soprattutto ha un'anomala tonsura, perché certo è un'espressione esterna di che cosa? Di una vita nuova, però San Francesco era un laico, avrà avuto un'autorizzazione dal vescovo. Cosa significa questa tonsura? La tonsura era un gesto di consacrazione. C'era per le donne anche nell'antichità, a parte la velazio, ecco, anche le spose nei primi secoli del cristianesimo avevano un tipo di velo diverso, e le vergini portavano il velo delle spose, c'era una velazio. La tonsura subentrerà dopo, un segno di consacrazione. Chiara questo lo utilizzerà come segno, perché quando arriveranno i parenti andrà all'altare lì delle Benedettine, si attacca alla tovaglia dell'altare, si toglie questo velo, alla tonsura, se la portano via vanno tutti in scomunica, quindi vuol dire che già significava, e San Francesco probabilmente ha avuto anche un'autorizzazione. Comunque siamo davanti a tutto un gesto liturgico che si ispira alla lettura del Lunedì Santo, ecco, della donna di Maria di Betania con questi capelli, e la rinuncia ai capelli per la donna era sempre la rinuncia alla mondanità. Immaginate quelle chiome che avevano lunghe, le trecce, anzi persino San Paolo dovrà dire, diceva di velarsi in chiesa perché distraevano queste acconciature, e per le nobili mantenere la... quindi per Chiara non può essere un disprezzo della femminilità, come in certe epoche sembra voler anche significare il ripudio al mondo, agli onori, ai poteri, ma non alla femminilità, perché questa sua nuzialità emerge ogni momento. Chiara non parla di tonsura, per esempio, nella regola. Ecco, questo ve lo volevo anche evidenziare. E dalle Benedettine si presenterà come una serviente. Francesco esce di scena, Chiara resta protagonista della sua scelta, e il Signore deve ispirarla. Che cosa cerca? Farà altre esperienze. Adesso andiamo alla vita, il privilegio di una vita senza privilegi. 15 giorni dopo la raggiunge la sorella, e praticamente è da quel momento che le due ragazze lasceranno anche il monastero benedettino di San Paolo, e inizia una vita comunitaria, e non saranno delle povere in comunità, ma vogliono una comunità povera, perché anche nelle benedettine ognuna era povera, ma la comunità possedeva. A Sant'Angelo in Panzo incontrano una nuova esperienza, una comunità di vergini consacrate, ecco. Quindi si interessano di qualcosa. Poi passeranno decisamente a San Damiano, e lì Chiara, anche nel testamento, ricorda la profezia di Francesco. Qui, quando Francesco riparava a San Damiano, dice, qui verranno a abitare delle signore, ecco, delle donne povere, il Signore manderà. E c'è quindi questo momento di ricerca finché si approda a San Damiano. Di che cosa vivono? Dunque, diciamo subito che anche nella regola di Chiara ci sta il lavoro, ma il lavoro non ha una valenza economica, perché loro si sostengono dell'orto e di tutto, mentre Chiara ha sempre lavorato con le sue sorelle, con le proprie mani, anche da malata, a confezionare i corredi, gli arredi per le chiese. Praticamente siamo davanti al lavoro come dono di Dio, ed è un'idea che anche in San Francesco, il lavoro come grazia. È vero che c'era la mendicità, ovviamente per gli ammalati, per l'orgoglio, andare per l'elemosina, ma per le damianite, che avevano già da coltivare l'orto e da pensare a se stesse in quelle quattro mura, perché lavorare e non vendere? Parte che il denaro, cioè, o scambiare, noi diremmo il baratto, portano dei cibi, c'era anche lì quelle le morte. No, si lavorava per donare, abbiamo il dono di poter fare, e diventa anche l'itineranza di Chiara, perché voleva che questi corporali confezionati per gli arredi delle chiese andassero specie alle chiese più povere, quindi era il suo modo, e il modo delle sue sorelle, anche di essere presenti nelle varie chiese, specie dove andavano i frati. Quindi c'è già anche un elemento che direi non viene mai detto: il lavoro come grazia, il lavoro come dono, il lavoro come gratuità. La gioia di poter fare qualcosa
perdonare. Certo che anche da noi oggi, in una società dove tutto è per soldi, l'economia è importante, riscopriamo un valore. E Francesco aveva anche lui questa idea. Sì, frate, perché è nelle costituzioni. È nel carisma, è nel carisma del privilegio, vivere senza privilegi, quindi non è un aspetto economico, poi il denaro è lo stesso del diavolo, cioè, ma neanche per barà, confezionare cose in più, anche la malattia. Veramente c'è una teologia del lavoro che sarebbe molto da riscoprire. E qui troviamo anche l'elemento dei valori cortesi, largheggiare, sentirsi ricchi. Guardate, a me viene sempre in mente, andando indietro al terzo secolo cristiano, la lettera di Onieto, dove la testimonianza che dei pagani dicono dei cristiani è che si riconoscono perché è gente che anche se non ha nulla abbonda di tutto. Sono poveri e arricchiscono gli altri. Documento del terzo secolo, sotto persecuzione, Alessandria d'Egitto. L'essenzialità. La sobrietà, lavoro come dono. Altra cosa, Chiara parla pochissimo di clausura. Si percepisce la radicalità della rottura con il mondo per la gloria di Dio, l'essere un segno di contraddizione, l'essere modello, esempio e specchio per chi vive nel mondo, lo dice nel Testamento, al numero 3 nel Testamento. C'è proprio questa espressione, devono essere modello. Le Damianite poi erano diventate il modello anche per gli altri monasteri che si erano fondati di povere dame, però San Damiano aveva una costituzione unica, privilegi unici. Chiara parla piuttosto di verginità che di clausura, anche nelle lettere a Sant'Agnese di Boemia parla in un altro modo di clausura, cioè della clausura del grembo verginale della Madonna. Non parla di clausura e di grate, non le interessa questo. Una clausura che riguarda la madre di Dio, la verginità cristiana, cioè dare spazio a Dio. Allora il suo senso di clausura, e qui ho trovato in Chiara Augusta Leinati un interessante studio su uno dei tanti numeri di Forma Soror, la rivista delle Clarisse d'Italia, dove ci sarebbe tutta una spiegazione che va dalla lingua greca. Prendere possesso di, ereditare, ricevere in eredità, ecco come dice il Salmo 15. Adesso vi leggo subito da questo Salmo il versetto interessato: il Signore è mia parte di eredità e il mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica. Entrare in, vorrebbe dire in greco, da qui clausura, entrare in possesso, entrare in eredità, entrare a far parte di un'eredità, lasciare il mondo ed entrare nello spazio di Dio che è senza limiti, altro che clausura, per Chiara significava essere erede del regno dei cieli. Ecco, c'è tutta una teologia che interpreta la clausura in questo senso, infatti mai si trova in lei qualcosa che riguardi, come intendiamo noi, una chiusura rigorosa in contatti esterni, anzi. Piuttosto si parla di una verginità senza nulla di proprio, con dimensioni universali di apertura, anzi, di un allargamento del proprio corpo, anche crocifisso in un luogo, penso lì nel silenzio, e certo parlerò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Abbiamo sempre questi temi biblici, no? Come il profeta Osea. Ecco, clausura come spazio infinito di Dio per il silenzio e per l'apertura all'infinito. Ancora, una vita dedita all'accoglienza del Signore, che è colui, e lo cita nella lettera, una delle lettere a Sant'Agnese, che è colui che i cieli non possono contenere. L'anima fedele, sì, dice Chiara. Portare nella propria anima, da donna si immedesima quasi in Maria, portare nel proprio corpo colui che i cieli non possono contenere. Io qui peraltro sento la liturgia orientale che canta la Madonna Platitera, la più ampia dei cieli, tu che hai portato colui che i cieli dei cieli non possono contenere. Qui è un tema della verginità cristiana utilizzato da Chiara. Nella regola che inizia a stilare il cardinale Ugolino,
che peraltro fu grande amico di Santa Chiara, questa regola inizia a essere scritta intorno al 1247, per dirvi l'amicizia vi cito questo, in una lettera Ugolino scrive a Chiara, non è nelle fonti francescane, affido a te l'anima mia e raccomando il mio spirito, cioè ti rendo responsabile della mia salvezza eterna. Per dirvi l'amicizia che c'era tra Ugolino e Chiara, ma un cardinale dice a Padon, affido a te la mia anima, raccomando a te per tutto il resto. Ecco, quindi è lui che si occupa, era anche il delegato papale per questa regola. Ecco, però il cardinale Ugolino amava molto, dicevo prima con qualcuno, San Bernardo di Chiaravalle, quindi regole monastiche rigide, cistercensi, di quelle riforme della regola benedettina tra le più austere. Ed è interessante perché ci sono degli studi sulla regola di Chiara dove si vede la mano di Ugolino e poi l'aggiunta di Chiara, c'è poco da dire. Per Ugolino, per esempio, è ovvio che l'idea di vita religiosa è la mortificazione di sé, una macerazione infinita, una mortificazione, ma siamo anche poi in una letteratura maschile. Vi assicuro che questo anche nei primi secoli cristiani, a volte si nota la differenza, ecco, tra come le donne interpretano le virtù maschili, che per l'uomo era una macerazione, un controllo di sé. Per la donna invece quelle stesse virtù erano la liberazione di sé verso altro, anche perché comunque nella vita laicale, nella vita quotidiana, la donna non è che vivesse degli spazi propri, delle libertà. Ecco, vedete, purtroppo se io parlo troppo poco. In crisi. Il bello della diretta. Il bello della diretta, sì. Tanto c'è la pausa. Ma se mi dai l'altro microfono, poi va bene lo stesso, anzi, così mi porta a vedere anche chi c'è di fianco. Quindi, no, decisamente è sempre collegato. È lui. Mi sentite se magari parlo in piedi? Perché poi sono abituata in aula, che siamo in classe, adesso siamo in piedi, sono aule grandi, con il rumore della strada anche. Quindi dicevo, questa idea di... L'idea di mortificazione è nella letteratura e nelle regole monastiche maschili, ma effettivamente quando tutto, già nei primi secoli, è tradotto nella vita ascetica femminile, ma figuratevi, le donne vengono da delle situazioni talmente penose che per loro invece certe cose è una liberazione, come il voto di verginità, sposare Cristo, però era liberarsi, ecco, dalle angustie nuziarum, come dicevano i padri della Chiesa. E quindi anche il controllo di sé, e non era certo la fatica o la sofferenza che spaventasse una donna addetta spesso a lavori molto pesanti, specie a livello popolare. Quindi allora è chiaro che la santa di Assisi su questa regola ha da dire sempre la sua, quando il cardinale dice una cosa lei apre in un altro. Per Chiara la reclusione, la regola intanto non è la mortificazione ma è la pienezza di vita spirituale. La reclusione per Chiara è apertura al mondo, infatti è tutta un'eccezione, anche ai predicatori, al miracolo di qualche bambino, c'è sempre l'eccezione. Scusate, in punto di morte, a parte i due giorni prima entra il Papa, benissimo, chi porta la il cardinale Rainier, che sarà poi il futuro Papa, suo amico, ma in punto di morte vicino a lei e quindi in clausura ci stanno tre dei cinque compagni di San Francesco: Ginepro, Leone, Angelo, era già morto Bernardo, Masserano. Allora questi erano entrati in clausura, come per frate Jacopo non c'è eccezione. Vedete la regola, la legge e lo spirito. La regola, la legge come strumento, ma non fine. È una donna che ribalta sempre la frittata. Lo uso, ma a scopo di bene spirituale. Il giorno che, vi dico questo e facciamo l'intervallo, il Papa toglierà, un dato momento fa un editto dove, una bolla dove possono possedere qualcosa, non ci vede più sta donna, sbarra le porte, non vuole neanche il cibo, ecco, non è anoressia, è sciopero della fame. Quando ci vanno poi i frati
a predicare, butta fuori anche quelli. E poi lo scrive anche al Papa: è inutile che mi mandi qualcuno. Non ci date il cibo spirituale, non ci permettete il carisma, non vogliamo neanche quello materiale, non vogliamo più niente. Piega i papi, eh?